fortemente motivata e ben messa in campo che ci ha dato filo da torcere. Poi la condizione fisica di alcuni giocatori non era delle migliori, però abbiamo fatto una partita di sostanza, di solidità, quello che ci siamo necessitati prima della partita era quello. Il gol lo facciamo, siamo solidi, non regaliamo niente, sapevamo che avremmo portato a casa i tre punti. Poi non speravamo che il Cimitile pareggiasse in casa, è stata una sorpresa, abbiamo saputo negli ultimi istanti, siamo stracontenti, ce lo siamo meritato, tutti dal mio stato. Mister, l'entusiasmo è tale perché obiettivamente avete costruito sì una buona squadra, però non credevate di vincere con tante giornate di anticipo. Il nostro... Pensavamo di avere una squadra importante per fare il campionato di vertice, ma non pensavamo di vincere il campionato il 18 di marzo. Quindi siamo stracontenti, frutto di un lavoro settimanale sempre ben accurato, preparato, i ragazzi ci hanno seguito dal primo giorno e voglio, se mi permetti prima, ringraziare tutto il mio staff, cominciando dal prof Addona, a Gino Panelli, il nostro dei portieri, alla dottoressa Morante, a Giuseppe, il secondo, il nostro secondo, e a Ivan Zullo, il nostro magazziniere, e poi naturalmente il ringraziamento alla società che mi ha dato fiducia, i ragazzi sono stati impagabili, è un giorno di festa, siamo contentissimi e vogliamo l'ora di festeggiare.